forze politiche sempre su tavoli di confronto, per esempio quello sulle riforme e così via. E la nostra delegazione è composta dai due capigruppo, Giuseppe Brescia per la Camera e Maurizio Buccarella per il Senato, Danilo Toninelli è vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, io sono vicepresidente della Camera. La nostra legge elettorale, come ben saprete, ma giusto per spiegare anche ai cittadini che ci ascoltano, è una legge elettorale che è stata fatta da centinaia di migliaia di cittadini, sul portale del Movimento 5 Stelle, assistiti da docenti universitari. È il primo esperimento al mondo che riesce su una legge elettorale che vede una sperimentazione del genere e ve lo diciamo solo per anche far capire lo spirito con cui veniamo a questo tavolo. Lo spirito è sicuramente di responsabilità, sentiamo una grande responsabilità verso questi cittadini che hanno portato avanti questa legge, vogliamo a tutti i costi che questa legge elettorale possa entrare nell'ordinamento giuridico del Paese, ma sappiamo di non poterlo fare da soli, e quindi quello che chiediamo è un confronto con voi che siete la prima forza politica di maggioranza, con la quale poter riuscire a trovare un incontro su determinati punti. Danilo Toninelli, oltre ad essere vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, è la persona che si è occupata di tradurre un po' i vari punti votati dai cittadini in legge elettorale, nell'articolato di legge elettorale. Quindi, se per voi va bene, illustrerebbe solo i punti che per noi sono i più importanti e poi lasciamo la parola a voi. Benissimo, grazie. Allora, innanzitutto anch'io confermo che per noi essere a questo tavolo, e siamo anzi a questo tavolo con una grandissima serietà e senso di responsabilità, lo siamo anche perché abbiamo un timore, ovvero sì, abbiamo paura che possa capitare con l'Italia con quello che magari che è capitato con il Porcellum. E noi pensiamo che l'Italia non si possa permettere di tornare indietro, non si possa permettere di rimanere in una crisi istituzionale per 8 anni, come è rimasta per 8 anni a causa del Porcellum. Noi quindi abbiamo fatto questo percorso, abbiamo creato questo progetto di legge elettorale che si fonda su che cosa? Sulla rappresentatività, la governabilità, il rapporto eletto ed elettore e la pulizia delle liste. Noi abbiamo voluto ridare come prima cosa la nostra legge elettorale nella nostra legge chiamata Democratellum, come saprete, la possibilità per i cittadini di scegliere i propri candidati. Quindi loro potranno scegliere i parlamentari da mandare a Roma, da mandare in Parlamento per essere rappresentati. Questa è la Ma 6 maggio. questa è il 6 maggio, esattamente. Questa è la prima. Quella Quella è la vecchia. è la vecchia. Questa è quella che hanno fatto i cittadini. Questa Toninelli è del 6. C'è la 2352, sì. Grazie. Queste preferenze noi abbiamo ritenuto non essere sufficienti, non è sufficiente esprimere una preferenza per scegliere un candidato da trasformare in un parlamentare. Noi abbiamo inserito anche un ulteriore enorme potere di scelta per i cittadini, che è quello di esprimere una preferenza negativa. Questa, ad esempio, è la nostra scheda elettorale, che avrà l'elettore, vota una lista e può cancellare un candidato al di sotto della lista. Che cosa significa questo? Che la forza politica votata si vede privata, decurtata di una quota di voto. E per noi questo ha una conseguenza eccezionale, perché i partiti sono obbligati a monte a fare che cosa? Ad evitare di candidare candidati impresentabili, perché altrimenti un elettorato sano li va a cancellare. Il partito perde voti e perde seggi. Ciò significa che ci saranno candidati, o meglio, partiti obbligati a candidare gente competente, gente preparata che rappresenta i cittadini. Abbiamo fatto anche un'altra cosa che secondo noi ha un effetto straordinario e che non ha precedenti nei sistemi elettorali italiani. Abbiamo disgiunto la scheda del voto al partito dalla scheda della preferenza. In questa scheda noi permettiamo al cittadino di esprimere una preferenza a un candidato anche diverso dalla forza politica votata. Ciò significa che si può essere un candidato, ad esempio, che porta una clientela, che porta una collusione con la mafia, che prende moltissimi voti, moltissime preferenze, ma un partito votato sull'altra scheda che prende pochi voti, tante preferenze che non si trasformano in un seggio in Parlamento. Ciò significa eliminazione, limitazione forte del voto di scambio, che secondo noi è un effetto veramente importante che non è mai capitato. Questo sistema elettorale che cos'è che porta poi? Ad una vicinanza eletto-elettore. Noi la otteniamo facendo 42 circoscrizioni intermedie, medio-piccole, una media di 15 seggi, dove l'elettore conosce quindi il proprio candidato e il voto rimane all'interno della circoscrizione e si trasforma in un seggio per i candidati solo presenti nella circoscrizione votata. Quindi vicinanza eletto-elettore. L'eletto deve rispondere alle istanze dell'elettore, altrimenti non verrà più eletto in una successiva tornata. Non ci siamo ovviamente dimenticati
di un altro punto cardine, che è la governabilità. Noi abbiamo pensato questo sistema al fine proprio di favorire che ci sia una forza politica che la sera stessa delle elezioni abbia un consenso sufficiente per governare da sola. L'abbiamo fatto con circoscrizioni piccole, medio piccole, un divisore corretto molto, molto selettivo e una soglia di sbarramento molto alta, piuttosto alta, superiore anche al 5% all'interno della circoscrizione, che comporta una cosa semplicissima, la limitazione enorme di un problema grossissimo che abbiamo noi, che porta ingovernabilità, che è la frammentazione partitica. Nel nostro sistema i partiti piccoli o possono prendere seggi esclusivamente nelle circoscrizioni grandi, in quelle piccole ovviamente con uno sbarramento molto alto non li prendono. E quindi si devono fondere. Ciò significa che dopo le elezioni ci sarà una rosa di partiti molto molto più limitata, e che porta a che cosa? Ad una governabilità sana, una governabilità stabile. Perché questo? In assenza delle prime maggioranze non ci sono coalizioni, quindi anche un partito forte non è costretto, come con i sistemi con premio e maggioranza, a chiamare insieme in coalizione molti altri partiti per un solo fine, che è il premio e maggioranza, e quindi la spartizione delle poltrone. Corre da solo il partito nel nostro sistema, ha il suo progetto politico, il suo progetto elettorale, e con quello si presenta all'elettorato e può anche vincere da solo. Io termino con un esempio semplicissimo: con i sistemi con premio di maggioranza li possiamo intendere come la maggioranza è come un amministratore di un condominio molto litigioso, con il nostro sistema invece è come fosse il padrone di un condominio in cui si sceglie gli inquilini, ciò significa governabilità stabile e duratura. Grazie all'attenzione. Teniamo solo a dire, prima di ascoltare ovviamente voi, che questo non è una proposta che portiamo a scatola chiusa, crediamo che abbia molti valori perché viene da una consultazione con i cittadini, e vorremmo sentire prima di tutto voi che cosa ne pensate, quali possono essere le varie osservazioni, e nell'obiettivo principale, che è quello assolutamente di darci sicuramente dei tempi. Noi non abbiamo intenzione di andare avanti all'infinito, anzi, siccome pensiamo che questa sia una proposta di legge molto valida e possa portare nel concetto di legge elettorale molti valori dei cittadini, pensiamo che si debba fare anche in poco tempo. Intanto grazie di questa occasione di incontro, siamo molto felici. Roberto Speranza è qui in rappresentanza dei capigruppo, quindi dei gruppi parlamentari, sua e di Luigi Zanda. Alessandra Moretti è in rappresentanza delle persone che si sono appena presentate alle elezioni, tra l'altro in questo caso con i voti di preferenze, quindi dei nostri 31 parlamentari europei che sono appena stati eletti, e Deborah Serracchiani è qui come rappresentante dei due vice segretari, oltre al sottoscritto che fa anche il segretario del partito. Molto rapidamente, partiamo dalle considerazioni del vicepresidente Di Maio. Anche noi siamo molto felici di poter confrontarci e ragionare insieme, perché le regole secondo noi si scrivono insieme. Quindi, se c'è modo di trovare un punto di incontro sulla legge elettorale, ne siamo felici. Se ricordate, giusto perché sia lasciato a memoria nei rapporti tra di noi, questo è stato l'obiettivo che noi ci siamo dati fin dal primo giorno del mandato della nuova segreteria. La segreteria è stata eletta l'8 dicembre, il 15 dicembre a Milano noi abbiamo lanciato una proposta, l'abbiamo lanciata con l'hashtag Sorpresina, in particolar modo riferito al Movimento 5 Stelle. La reazione di allora fu un altro hashtag che non vi dico per correttezza di orario in cui non si possono dire le reazioni, il nome di quell'hashtag lì con cui Beppe Grillo liquidò la nostra proposta. Se oggi, dopo sei mesi, avendo perso sei mesi, siamo in condizione di confrontarci, noi siamo molto felici. Entriamo nel merito. A che cosa serve una legge elettorale? Secondo me Toninelli ha detto tre cose che personalmente, non personalmente, a nome del partito, condividiamo. Il primo tema, e le metto in fila come le ha dette Toninelli, è la governabilità. Il secondo tema è il rapporto tra gli eletti e gli elettori. E il terzo tema è evitare che ci siano, mi pare che ci siamo del tuo, tutto Toninelli abbia detto, impresentabili, se ho letto, comunque delle, attraverso il meccanismo che prima ricordavi, delle presenze le più possibili discutibili. In particolar modo tu hai sottolineato la necessità di evitare il voto di scambio, che è un argomento che ci sta molto a cuore. Noi siamo impegnati a trovare risposte a questi tre paletti.
chiarendo da subito che rispetto al rischio che ricordava il vicepresidente Di Maio della tornare al punto di partenza perché la Corte Costituzionale potrebbe giudicare incostituzionale, c'è un emendamento, in questo caso riguarda il passaggio delle riforme costituzionali, non so se ne parleremo oggi, non è oggetto della lettera, se volete siamo disponibili a parlarne, ma deciderete voi, decideremo insieme, insomma, che è firmato da un deputato, primo firmatario Roberto Giorgis, se non vado errato, un deputato del PD, che dice che la legge elettorale potrebbe essere, proprio per evitare problemi, oggetto di un controllo di costituzionalità preventiva da parte della Corte Costituzionale. Questo risolve il problema, nel senso che ciascuno di noi ha le sue idee sulla costituzionalità o meno della legge, se c'è un organismo, quale la Corte Costituzionale, che ce lo dice subito, il problema è risolto. Nel merito, ora ciascuno di noi ha le sue leggi elettorali, per cui se ci mettiamo noi quattro, noi del PD, abbiamo quattro leggi elettorali diverse. Probabilmente Speranza sarebbe un proporzionalista puro, forse noi tre saremmo più maggioritari, ognuno di noi ha le sue valutazioni, a Serracchiani gli piace quello delle regioni, a me quello dei sindaci, ognuno ha le sue idee. È chiaro che dobbiamo fare uno sforzo per capire se le proposte vanno bene. Il punto della Toninelli bis, cioè della dell'iniziativa del 6 maggio 2014, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi e Nuti, che voi avete scritto nella lettera il Democratellum, è secondo noi molto interessante per tanti aspetti, ma è gravemente deficitaria sotto il profilo della governabilità. E provo a vedere se le considerazioni che faccio sono sbagliate, magari mi correggete se sto dicendo cose che non sono esatte. Mi spiego. Noi pensiamo che la sera delle elezioni si debba sapere chi ha vinto ed eventualmente siamo pronti a introdurre il ballottaggio, cioè un secondo turno, che a quel punto dà garanzie totali, perché se tu non hai ottenuto il quorum al primo turno c'hai comunque la possibilità del ballottaggio. Il sistema dei sindaci, voi sapete che il sistema dei sindaci, non voglio entrare nel merito delle tecnicalità, se volete siamo tutti siamo disponibili a entrare, diciamo il sistema dei sindaci sopra i 15.000 abitanti, ancorché questo prevede l'Italicum con una soglia differenziata, non il 50 ma nel caso dell'Italicum al momento il 37. Perché questo? Perché in questo modo c'è la certezza che uno vince. Faccio degli esempi banali. Parma e Livorno, per dire due realtà dove purtroppo noi abbiamo perso e voi avete vinto, sono due realtà dove al primo turno il candidato del Movimento 5 Stelle aveva ottenuto, mi pare, il 20% più o meno, sia a Parma che a Livorno, forse a Livorno qualcosa in più. Ma al ballottaggio contro i nostri candidati ha vinto in modo anche abbastanza netto, se non ricordo male, 53-47. Allora noi pensiamo che la governabilità la debba garantire un premio di maggioranza che sia attribuito alla fine del primo turno o alla fine del secondo turno. Questo è il punto centrale. E faccio un esempio perché vi abbiamo preso molto sul serio, ce la siamo studiata la vostra proposta di legge. Abbiamo guardato i dati delle elezioni europee. Sto facendo un'operazione che tecnicamente è un po' discutibile, però è per capirsi tra di noi. Abbiamo fatto delle simulazioni sui vostri dati il Partito Democratico, vediamo se sono le stesse. Il Partito Democratico nel nostro caso ha preso il 40,8% dei voti, e qui il dato è più o meno simile, perché a noi con il 40,8% dei voti il sistema che noi abbiamo dà il 49,6%, qui voi avete il 50%, in entrambi i casi non dà la garanzia di avere una maggioranza. C'è anche un partito politico che ottiene un risultato come il PD del 2014, che è il risultato più straordinario dal 58 ad oggi, non avrebbe i numeri. Invece attraverso l'Italicum, o se la soglia è sufficiente al primo turno o se la soglia non è sufficiente al secondo turno, il PD o il Movimento 5 Stelle o Forza Italia o il PDL o chi sarà avrebbe la possibilità di governare. Quindi primo problema del Democratello o del Toninelli & Co. Noi non abbiamo la governabilità. Questo è un elemento che vorremmo mettere sul tappeto. E quindi vi domandiamo, siccome non credo che voi siate qui per dire questa è la proposta di legge, prendere o lasciare, perché in quel caso ci salutiamo amabilmente, non l'abbiamo fatta sulle nostre, figuriamoci se lo facciamo su quelle degli altri, sarebbe scorretto nei confronti dei cittadini. Siete disponibili a prendere in considerazione l'ipotesi di introdurre nella legge elettorale che ci sarà un elemento di ballottaggio che consenta di avere la certezza della vittoria a chi arriva primo, al primo o al secondo turno?
Questa è la prima palla sul tavolo. Seconda palla sul tavolo, e poi vado rapidissimamente sul terzo. L'elemento della preferenza, noi non abbiamo paura delle preferenze. Quante preferenze hai preso tu, Ale? 231.000 quasi. 231.000. Credo che abbia preso più preferenze la Moretti di tutti i candidati 5 Stelle nel nord-est. Non è esatto. Un po' di più? Vabbè, però insomma, quanto ha preso il primo candidato di 5 Stelle nel nord-est? Non abbiamo i segreti di superpartita. No, circa, però basta guardare circa 30.000, prego. 30.000, quindi c'è. Noi, quindi 230-30, non abbiamo problema, non lo diciamo con arroganza, lo diciamo con serenità. Cioè, io non so quanti voti avete preso voi alle vostre primarie per essere eletti alle parlamentari. No, ma lo dico, non lo voglio fare polemica, vicepresidente, credimi, ce lo dico sinceramente in modo costruttivo. È per dirvi, non pensate che noi abbiamo paura. Perché quando si va a prendere i voti, insomma, poi alla fine nessuno lo mette siamo in tutti bravi a prendere i voti. 182, quanto? 182 di voti. Sulle quindi tu hai preso lei, sostituiamo del tuo del lei, perché dopo i pizzini abbiamo cambiato, ci diamo del lei. Come vuole lei, come vuole lei. Lei ha preso 182 voti alle primarie. Noi con 182 non riusciamo a metterlo in un consiglio comunale, quindi non abbiamo paura. Però, e qui vengo sulla vostra norma, abbiamo dei dubbi che vi vorremmo condividere. Che vorremmo condividere con voi. Il primo, la cancellazione di un nome, che è un sistema che esiste solo in Svizzera, essenzialmente, nel mondo, abbiamo fatto uno studio, non so se avete degli elementi, sicuramente il tema del voto della preferenza negativa con cancellazione esiste in Svizzera, è un po' un meccanismo che ricorda più la nomination del Grande Fratello che non l'elezione con preferenza, no? Cioè io indico uno che deve uscire non dalla casa ma dalla lista. Avrebbe quel significato che Toninelli cercava di illustrare anche in modo molto puntuale, e lo ringrazio per la chiarezza. A nostro giudizio pone dei problemi in più, perché paradossalmente corre il rischio di far controllare in alcune zone del paese il voto molto meglio che non attraverso il meccanismo semplice di individuazione della preferenza. Può darsi che stiamo sbagliando, se sbagliamo siamo contenti. Però ve la mettiamo in fila sta cosa, cioè noi siamo pronti a ragionare di preferenze se c'è la certezza della governabilità, perché secondo noi per l'Italia è più utile avere la governabilità, che sia attraverso il collegio uninominale, parlo a livello teorico, la preferenza, la lista bloccata, le forme che ritenete, però è assolutamente fondamentale che chi vinca le elezioni possa essere il giorno dopo quello che governa. E ho finito. Non prima di aver detto una cosa sul sistema Toninelli, il Democratellum rischia paradossalmente di dare all'elettore il diritto di scegliere. Io voto Moretti se voto PD o Di Maio se voto 5 Stelle, no? E cancello. Sì, allora perdonami, io cancello Di Maio e cancello Moretti, ok? Perfetto, sì, nel partito. Scusami, ne cancello solo una, perfetto. Movimento 5 Stelle, cancello Toninelli, ok? Vabbè. E aggiungo nel sistema uno che non è previsto qui, un altro, facciamo conto che è Speranza, cioè ho un'altra lista ancora, come ci hai fatto vedere, un'altra scheda, perfetto, con una preferenza posso aggiungere un nome. Qual è esso? Che non è previsto dai partiti. È chiaro? Ho capito bene? Che è inserito nella lista, ovviamente. Perfetto. Benissimo. Che allora io posso inserire. Vedi se in 3 secondi le rispiego, sarebbe perfetto. Allora, votata la lista, l'elettore Maria Rosa va a votare la lista. La lista 4 cancella il primo della lista. Per esempio, PD, cancelli Speranza. Cancello Speranza. Via. Ok. E chi aggiungi di questo nome? Voto vale, per farle capire, questo il voto dato inizialmente vale 10 decimi. Con la cancellazione di Speranza vale 9 decimi. Il Partito Democratico perde una quota di voto. Cosa vuol dire una quota di voto, per capire? Perde un pezzo di voto, significa che questo voto vale 9 decimi. Allora, significa che se ci sono 10 schede, 10 elettori che su 10 schede diverse cancellano 10 volte Speranza, il Partito Democratico perde un voto, significa migliaia o decine di migliaia di voti persi perché un elettore vuole votare PD ma non piace Speranza, perdono quote di voti, è per quello che mi permetto di contestare. Se quello aggiungere un nome? Non si aggiunge nulla. Questo, l'altra scheda che c'è nell'altra scheda prima, vale esclusivamente la preferenza, che non significa perfetto distribuzione di seggi, non allora, significa parlamentari. Benissimo, vedi che questo sistema modello svizzero ha degli elementi di semplicità e di complicazione che sono quelli che appena ha ricordato, perché siamo ai 9 decimi, gli 8 decimi, a seconda di quanto uno prende. Benissimo, voglio essere chiaro, a mio giudizio questo sistema ha
l'evidente possibilità di essere soggetto e oggetto di voti di scambio allo stesso modo del voto di preferenza, se non di più. Però voglio entrare nel merito, è un segnale che voi dite è positivo perché consente al cittadino di scegliere. Ebbè, ma voi date a un partito politico il diritto di allearsi con chi crede il giorno dopo. Cioè, questo sistema non impone a 5 Stelle di allearsi, facciamo un esempio, con il PD o la Lega o il PDL o Forza Italia. No, voi assegnate a 5 Stelle il 21, quanto avete preso? 21,4%, che 21,2%, che porterebbe nel caso della vostra simulazione al 24,1% dei seggi. Questo 24% dei seggi, poi sono i capigruppo di 5 Stelle che decidono se allearsi o meno con la Lega o con il PD o con Forza Italia. Cioè, mentre il sistema nostro, molto semplice, che è quello dei sindaci, vi fa dire con chi stai d'accordo, diccelo prima se sei d'accordo con Renzi o no, voi avete un risultato elettorale che vi spendete nel gioco parlamentare. Questo fa parte della prima osservazione, ovviamente. Beh, è una seconda, perché nel caso della prima non c'è proprio governabilità, cioè paradossalmente... Qui stiamo parlando infatti della governabilità e di quello che succede il giorno dopo le elezioni. Sì, la governabilità tu potresti assicurarla attraverso un accordo. Per elencare le osservazioni che ci state invece facendo. Invece no, perché è la seconda questa, perdonami se riesco a spiegarmi bene. Perché? Perché io attribuisco al gruppo che va in Parlamento, non è più soltanto un problema di governabilità, con il nostro sistema chi vince vince. Ma non solo, ma io, voi dite che date un rapporto diretto al cittadino con l'eletto. È talmente vero questo che vi dimenticate di dare un rapporto diretto tra il gruppo parlamentare e la coalizione che esprime. Terzo e ultimo punto, e ho finito. Questo è un passaggio però molto importante per noi. Il quinto? No, il terzo. Ma è molto semplice, il terzo. Noi non la interrompiamo in modo tale che poi possiamo rispondere dopo. La ringrazio, prego. Anche perché a questo punto, in questo modo, probabilmente state facendo il computo con lo 0,1 in meno e quindi vi sono venuti 5 punti anziché 3. Però al di là delle battute, perché io sono davvero interessato a trovare un punto di intesa e a non fare polemiche tra di noi. Il sistema del rapporto diretto tra il cittadino e il territorio lo fai riducendo i collegi. L'Italicum che cos'ha come caratteristica? Da 5-6 collegi massimo di persone, no? Io vorrei farvi proprio una domanda specifica. Il collegio più grande, perché ho cercato di studiarli ma non l'ho capito, quanti ce n'è? Sono qui dietro, ovvero i collegi, l'elenco dei collegi l'avete allegato, perfetto, ma lo sa, probabilmente lei lo sa, tu lo sai a memoria. Quante persone nel singolo collegio esprime? Perché a noi risulta che siano almeno 40 in alcuni collegi, mentre il nostro sistema al massimo 6-7. Cioè noi ci siamo messi a studiare la vostra conformazione dei collegi e viene un collegio in cui noi troviamo nella scheda non questi nomi qui, ma 42 nomi. Voi capite che se io ho 42 nomi è molto difficile andare a dire, beh però c'è, ma Di Maio magari l'ho visto una volta in televisione, Toninelli l'ho visto perché è venuto a fare un meetup, il terzo, poi al 42esimo è un po' un problema, vale per noi, la stessa cosa, c'è Speranza l'ho visto in televisione, la Moretti l'ho visto in televisione, gli altri 40 l'altro l'ho visto al circolo, però poi, allora, quant'è la domanda, il massimo di estensione dei vostri collegi, se posso chiedervi? Volevo semplicemente spiegare pure un attimo, al di là delle osservazioni tecniche, la legge elettorale che abbiamo portato qui, siamo contenti che voi ci abbiate fatto delle osservazioni su questa legge elettorale e sono un punto di partenza per trovare un incontro su determinate criticità, e questo è già un obiettivo secondo me che ci possiamo dare. In che tempi? Vi abbiamo detto che noi pensiamo che pensare che la legge elettorale la dobbiamo avere tra un anno, come voi per esempio avete pensato di subordinarla alle riforme costituzionali, significa non dare una legge elettorale in tempi brevi a questo Paese. Noi pensiamo che una legge elettorale che possa venire fuori dal confronto su questo tavolo possa essere pronta in 100 giorni, approvata e diventare legge dello Stato. A questo vorrei fare una piccola parentesi su quello che è stato il passato. Noi nei giorni passati e anche in passato abbiamo fatto diverse proposte, alcune sono andate in porto, abbiamo votato insieme degli emendamenti in Parlamento, quindi questo confronto c'è stato magari in altre sedi e devo dire che penso che abbia portato anche dei risultati abbastanza vantaggiosi per i cittadini italiani, ed è questo l'obiettivo.
Questo è l'obiettivo qui, portare a questo confronto un risultato per i cittadini italiani. A questo si aggiunge un'altra cosa, è vero, noi siamo una forza politica di 3 anni e quindi abbiamo qualche voto in meno di preferenza e nonostante questo non ci spaventano le preferenze. Voi siete un partito che ha una tradizione, penso, di oltre 60 anni ed è chiaro anche che abbiate più iscritti e abbiate anche magari più preferenze sui territori, avete delle strutture di partito più grandi. Io ho preso 182 voti alle cosiddette parlamentarie, però il Movimento 5 Stelle non ha mai avuto problemi di, per esempio, compravendita di tessere, se mi passate la battuta, che poi sono casi che sul mio territorio anche il vostro partito è stato interessato. Per quanto riguarda le varie osservazioni, prima di entrare nel tecnico, perché come abbiamo detto non vogliamo assolutamente fare il muro contro muro, a noi sta a cuore la governabilità, però chi vince deve meritarselo e questo è secondo me una cosa su cui possiamo trovare un incontro. Chi merita di vincere? Non un partito del 4% che prende il 53% dei seggi, e questa è una delle distorsioni che noi abbiamo notato per esempio nel vostro concetto di certezza della vittoria il giorno dopo. A questo nella questione delle coalizioni, degli sbarramenti, se voi mettete in una coalizione tot partiti e le coalizioni sono illimitate e nessuno di quello supera gli sbarramenti a parte uno, la somma di quei voti potrebbe permettere a chi raggiunge lo sbarramento di avere il 53% dei seggi e si distribuiscono tra la lista che non ha gli sbarramenti e quello è un cortocircuito perché per esempio permettiamo a un partito nato a 3 mesi dalle elezioni in quella coalizione di mettere insieme tanti piccoli partiti che non superano lo sbarramento e quello lì fa all in e vince la partita. Questa è una distorsione che noi pensiamo al di là della realtà possa essere un problema in sede di giudizio, anche di Corte Costituzionale. Condivido al di là della realtà, sono d'accordo. No, al di là della realtà perché questo è possibile, come è stato possibile in questi anni che è successo di tutto, che Mastella ha fatto cadere il governo Prodi con 3 senatori e nonostante si discutesse tanto del fatto della governabilità, Fini ha fatto cadere una maggioranza che aveva un plebiscito. Nei sistemi maggioritari sono caduti tutti i governi in questi anni con quella volontà di raggiungere la certezza della vittoria. Per quanto riguarda la questione dei collegi e della nostra legge, lo stesso Dalimonte, che si è definito lo zio dell'Italicum, ha detto che ha fatto varie osservazioni e il concetto di governabilità può essere tanto più migliorato nella nostra legge quanto più o si restringono i collegi o si aumenta il divisore, ma questa è un'idea ovviamente, noi la mettiamo sul tavolo insieme a voi. Infine la questione della cancellazione del nome, noi crediamo che sia anche in questo paese per i cittadini italiani la grande possibilità di cambiare l'offerta elettorale, che è una cosa importantissima, perché i partiti devono pensarci 2 volte prima di mettere impresentabili, indagati, di mettere persone chiacchierate che poi magari le arrestano quando fanno i parlamentari e poi stiamo 2 mesi qui in Parlamento per autorizzare l'arresto, quello che è successo per esempio ultimamente con un vostro deputato. Quindi su questo ci sono anche i margini per poterci lavorare e andare nella direzione comune. Quello che io proporrei come metodo proprio di lavoro di questo tavolo, anche perché non vogliamo né far spendere troppo tempo a voi, allo stesso modo ai cittadini italiani, è che noi adesso, voi ci avete fatto delle osservazioni su questa legge, se per voi va bene massimo 3-4 giorni ci rincontriamo e valutiamo quali possono essere i punti di caduta per produrre una legge elettorale insieme. Io questo mi permetto di dire. Toninelli, penso che volesse aggiungere qualcosa di tecnico. Un po' per uno, abbiamo parlato meno di lei. Ma io ho preso il tempo. Prego, Toninelli. No, anche perché a me dalle risposte. No, la ringrazio Presidente, la ringrazio per aver approfondito molto la nostra proposta che abbiamo veramente costruito con serietà e condivisione. Da un certo punto di vista però ho notato alcune imperfezioni in quello che l'ha detto. Noi abbiamo dato veramente importanza alla governabilità. Abbiamo fatto anche uno studio che noi vorremmo proprio consegnare, che sia propedeutico anche un secondo incontro per trovare su questo concetto fondamentale un punto di incontro. Quindi io ribadisco quanto detto, non voglio entrare nello specifico di contestazione o replica a quanto detto dal Presidente, ma vorrei farlo magari in un secondo incontro, Presidente, affiancati magari agli uffici legislativi dei rispettivi gruppi parlamentari per approfondire ancora di più in una sede diversa da questa. Ottimo, allora, visto che abbiamo deciso di fare un incontro successivo, io vi proporrei di
arrivarci con le idee chiare rispetto ai temi. Io formulo le 5 questioni o 3, vediamo quante vengono. 1. Il Movimento 5 Stelle è disponibile o meno a studiare un correttivo, quale che sia la legge elettorale, ci sono anche alcune cose che ha detto Di Maio che riprenderemo dopo, uno che consenta a chi vince di governare. Noi riteniamo che il Toninellum non garantisca questo e abbiamo gli elementi tecnici per dirlo, per cui ci sta bene ragionare con voi e discutere con voi nel merito, non saremo mai d'accordo se non abbiamo la possibilità di dire una cosa molto semplice, non che vogliamo vincere noi, ma che chi arriva primo, al primo turno o al secondo turno, vinca. Vi faccio l'esempio di Pizzarotti, che credo sia ancora dei 5 Stelle, Nogarin, che è dei 5 Stelle appena stato eletto, Cozzolino, che ha vinto a Civitavecchia, e altri comuni sopra i 15.000 abitanti, non me li ricordo, ma ci sono, forse in Sicilia c'è un meccanismo diverso di legge elettorale, ma comunque voi avete vinto in Ragusa, mi pare, dove avete vinto a Ragusa? E Bagheria. E Bagheria, Ragusa e Bagheria, perfetto. Non volevo sembrare riduttivo, sono 5 comuni, sono sotto 1.000, è un bel risultato. Allora, primo punto quindi questo, noi vi chiediamo formalmente di accettare o meno, di farci sapere se accettate o meno il rapporto tra governabilità, primo o secondo turno che sia, e certezza. Secondo punto, chiediamo che per rispetto ai cittadini noi diciamo mai più inciuci e mai più larghe intese. Può sembrare strano che lo diciamo noi, che oggi siamo in questa legislatura in un governo di larghe intese che poi si sono un po' rimpicciolite, mi si sono ristrette le intese come quel film, però noi ve lo chiediamo, cioè noi vi diciamo, chiunque di noi, se noi ci dobbiamo mettere insieme lo diciamo prima, invece il meccanismo è che se con il Toninellum ci si mette insieme dopo, a meno che tu non prenda una percentuale enorme. Sì, è giusto. È gentilissimo, Presidente. No, ma ha ragione lei, perché sto parlando di lei, quindi fatto personale, direbbe Di Maio. Noi l'abbiamo studiato a fondo questo e riteniamo che un accordo preelettorale, che significa accordo fatto per, con i sistemi con pre di maggioranza, per raggiungere pre di maggioranza e quindi per spartirsi le poltrone, ha dimostrato la storia, l'ultimo, quello ricordato ora del 2008, un governo con un'amplissima maggioranza a Camera e Senato si è sbriciolato, perché si crea una cozzaia di partiti che poi si sciolgono in una coalizione dopo le elezioni. Quello che noi parliamo è di un accordo programmatico che potrebbe esserci, perché il nostro sistema potrebbe tranquillamente, se con l'opzione che ha appena detto Di Maio, ripresa da Limonte, se ristretto nelle circoscrizioni, tranquillamente, non parliamo di certezza, ma favorire un'ampia certezza nel raggiungimento. Di che cosa? Di una maggioranza da soli. E se non ci sarà, ci sarà un accordo programmatico, due forze politiche si incontrano su un punto. Toninelli, lei è molto chiaro su questo. Su questo punto è stato molto utile che lei, però abbiamo delle opinioni diverse su questo passaggio, non considerato come una polemica. Io non so se tra quelli che vi hanno votato alle ultime europee, in questo caso, quindi non c'entra niente con la governabilità, se aveste detto prima che facevate l'accordo con Farage, siamo sicuri che vi avrebbe votato qualcuno in più o forse qualcuno in meno, chi lo sa. È un ragionamento sterile, perché non possiamo perdere, però voi non l'avete detto prima. Noi invece lo abbiamo detto nel bene e nel male, perché noi abbiamo detto che avremmo appoggiato, che saremmo entrati nel gruppo del Partito Socialista Europeo. Allora, dirlo prima, secondo me, è un fatto di etica. Quindi su questo punto... Avete detto anche che Bersani faceva il Presidente del Consiglio. Ma c'eravate voi, non ce l'ha fatto fare. Se non c'eravate voi, lo faceva. Questo quindi... significa che dire le cose prima poi non però... significa sempre mantenere promesse. No, Presidente, no. Lei conviene, no, con scusi, me che chi vince... Mai, scusi. Qual è il punto? È esattamente il punto di debolezza del Porcellum, quello che lei ha appena detto. Questo è molto utile l'intervento di Di Maio. Perché? Che è il punto di debolezza delle promesse che si fanno prima delle elezioni. Sì. No, però vorrei essere chiaro. Se ci fosse stato l'Italicum, al ballottaggio ci sarebbe andato, credo, Bersani e Berlusconi, perché c'è la coalizione. Cioè, ci sarebbe stato un ballottaggio. Esattamente come è accaduto a Parma, a Livorno, ma anche a Firenze, io ho vinto al ballottaggio quando ho fatto il sindaco. Cioè io voglio andare proprio su questo punto. Sarebbe stato più giusto che, siccome nessuno ottiene il quorum, ci sia un ballottaggio. Con il Toninellum proviamo a applicare l'Italicum e il Democratellum. Con l'Italicum, situazione del 2003, ballottaggio. Bersani contro Berlusconi. A meno che tu non consideri di dare... a mandare al ballottaggio non le prime due coalizioni ma le prime due liste, in quel caso andavano Bersani e Grillo,
sempre in teoria, perché poi non si sa a quel punto come si sarebbero fatti gli accordi, ma io vi seguo su questo ragionamento. Con il nostro meccanismo si sarebbe garantito che l'uomo scelto dagli elettori avrebbe fatto per 5 anni il Presidente del Consiglio. Certo, se poi c'è Mastella, quello che si chiama tradimento, lo scegli prima. Ho capito, ma Mastella, noi abbiamo risolto questo problema, signori, noi facciamo le primarie e ce li scegliamo con le primarie. È un problema vostro quello di scegliervi i candidati, ognuno avete i vostri sistemi. Noi quando andiamo a fare le primarie e scegliamo le persone, cioè, c'è un sacco di gente che prende un fracco di voti e va in Parlamento per questo. Dopodiché non è detto che chi prende tanti voti non abbia dei problemi con la giustizia. Però Di Maio su questo bisogna che glielo dica. Il deputato del PD cui lei fa riferimento è stato in carica. Prenda sul personale, Presidente, giusto per parlare di legge elettorale, per fare esempi come abbiamo fatto in passato. È talmente personale che questo partito ha votato per l'arresto del proprio deputato, quindi non le consento di dire personale. Mi faccia finire, Di Maio. Lei ha già fatto l'altro confronto e ha visto quanto io ho interrotto costantemente Beppe Grillo, non notoriamente, come ha detto. Vicenda, diciamo così. È stata un'interruzione, lasciamo stare. Siccome siamo molto tranquilli, le dico, per rispetto e dignità degli 11 milioni di persone che hanno votato il PD, che sono tanti, 11 milioni, sappia che questo è un partito che quando uno dei suoi deputati sbaglia, non ha problemi, e qui c'è il capogruppo che ha alzato la mano per dire si fa così, a votare e a dire va in carcere. Noi siamo fatti così, noi siamo di questa razza qui. Vado nel merito delle 5 domande, così poi le teniamo e vi faccio anche una proposta di metodo, perché trovo inutile rivedersi se non abbiamo chiaro i punti. Uno, la governabilità, ve l'ho detto. Due, bisogna dirlo prima. Quindi governabilità, chi vince lo dice prima. Tre, che mi sembra molto importante, noi siamo dell'idea di rimpicciolire i collegi, come lo zio dice, nel senso che secondo noi uno dei punti di debolezza della vostra proposta è che 42 nomi, di cui uno cancellabile e eventualmente uno evidenziabile con un voto di preferenza, è un meccanismo a nostro giudizio molto complicato. Quarto punto che vi chiediamo è se siete d'accordo con la nostra proposta costituzionale, che quindi non riguarda la legge elettorale ma tocca la legge elettorale, che è quello di affidare alla Corte Costituzionale prima il giudizio sulla legge elettorale, quindi vi chiediamo su questo. Quinto e ultimo punto, vi chiediamo, siccome siamo molto contenti di questa vostra disponibilità, se siete anche disponibili a ragionare per il futuro di riforme e di riforme costituzionali, visto che siamo ormai nell'immediata scadenza della discussione al Senato della riforma costituzionale che prevede il Senato non più dentro un sistema di bicameralismo perfetto, le regioni con il titolo quinto ridotto e l'abolizione del CNEL e di altri organismi, ci farebbe piacere se su questi temi noi potessimo confrontarci ancora. Allora finisco, noi segniamo in modo esplicito sul nostro sito queste 5 questioni che vi poniamo. Credo che forse sia anche inutile vedersi se prima, essendo chiarite, non ci diamo reciproche risposte, quindi mi sembra molto trasparente. Lo scriviamo sul sito, lo mettiamo sui social, facciamo l'elenco dei punti che vi abbiamo offerto alla vostra disponibilità, però vogliamo anche dirvi grazie, perché stavolta il confronto è stato un confronto molto serio, molto nel merito, molto civile. Abbiamo delle opinioni, viva Dio, diverse, se no saremmo uguali, sarebbe un problema per tutti, sia per voi che per noi. E entro oggi, che giorno è? Oggi è il 25, noi entro il 30 giugno vi mettiamo sul sito, anche prima, entro venerdì prossimo, vi facciamo sul sito del Partito Democratico, www.partitodemocratico.it, così lo dico a quelli che seguono i streaming e che sono ai 5 Stelle, magari cambiano idea, o viceversa, chi lo sa, tanto, o cambiano verso, vediamo chi cambia verso. Stiamo aspettando ancora il vostro bilancio del 2013. Di Maio, ma perché, se vogliamo metterlo su questo, io non ho alcun problema, no, ma va bene, se vogliamo parlarne. Io sono il sindaco che nella sua città ha messo trasparente ogni centesimo di denaro pubblico. Quindi no, se permette, rispondiamo anche un attimo ad alcune osservazioni che ha fatto lei, anche sulla questione. Ma sono le stesse di prima. Sulla questione della governabilità. Io vorrei che ci capissimo qui. Lei conviene con noi che chi vince non è detto che governi.
Perché è questa la grande partita sulla quale noi ci troveremo a confrontare. Le dico subito, noi facciamo non siamo... l'esempio di no, no, noi non siamo... facciamo l'esempio dove aspetta, vinto aspetta, voi. Aspetta, le voglio dire una cosa. Noi non siamo né contro i doppi turni né contro i premi di maggioranza. Beh. Quindi possiamo ragionare su quale molto, possa molto, essere molto il punto importante. Di caduta. Perfetto. Su questa legge elettorale, il Democratellum, vediamo quali sono le vostre proposte di modifica, adesso ce le scrivete online, noi le prendiamo, le valutiamo, ci rivediamo a stretto giro e così vediamo se ci sono dei punti di incontro. Se poi non ci saranno, comunque sarà ci siamo confrontati. Trasparente online. Ci saremo confrontati. Benissimo, alla grande. Perfetto. Per quanto riguarda la questione della governabilità, però, dobbiamo chiarirci anche per rispetto dei cittadini italiani. Chi vince il giorno dopo non è detto che riesca a governare, perché il problema è chi c'ha dentro, chi si è imbarcato. E questa è la nostra anche preoccupazione per il paese, perché nella fretta di vincere c'è gente che imbarca di tutto, micropartiti, piccoli partiti. Ma io le faccio. No, no, ma scusi, Di Maio. Le faccio l'esempio, voi avete perso un alleato che era SEL quando l'avete fatto al primo con il Porcellum alla fine non faceva altro che creare quella fretta di vincere, di voler vincere a tutti i costi. Maio, avete noi fatto... siamo quelli no, che l'hanno cambiato Presidente, il Porcellum. Presidente, Presidente mi spiego. Sì, no, non l'avete cambiata voi, l'ha bocciata la Corte Costituzionale. Scusate, però al di là di questo, scusate, no, ma però... giusto per non parlarci l'uno sull'altro, vale, poi dopo la faccio parlare. Grazie. La questione, no, nessun riccheggiano, lui è l'estensore della legge elettorale, magari sente sul personale qualcosa che no, dice, quindi è anche normale, sono stato rispettoso, è anche normale. Toninelli però mi ha dato che è sono stato un rispettoso. Discorso che va per il futuro del paese. Noi dobbiamo fare una legge elettorale che permetta la governabilità, però allo stesso tempo non crea delle ammucchiate. Beh. Perché se creiamo le ammucchiate, come per esempio il Partito Democratico, che allora non era Partito Democratico, ha provato a vincere alle elezioni del 2006, quelle con Prodi, e lì dentro, per effetto del cercare di vincere tutti i costi, ha imbarcato di tutto. Dall'altra parte, colui con cui avete portato avanti l'Italicum ha fatto addirittura delle liste Forza Roma e Forza Lazio per prendere voti all'interno della sua coalizione e cercare di vincere. Qual è stato il risultato? Che poi quelle fatto. Coalizioni, quelle no, non mi pare a questo turno. Questo turno mi sono accorto anch'io. Alla fine, benissimo. Alla fine l'obiettivo era solo quello di vincere, poi le ammucchiate hanno creato dei danni. Scusi, per rispondere Maio, sulle riforme. No, no, aspetta, poi dopo rimanga sulla mucchiata. Presidente, non rimanga sulla mucchiata, non è nella nostra cultura politica. Per rispondere per quanto riguarda la questione delle riforme, noi siamo disponibili ad un tavolo delle riforme se vuole e se il Partito Democratico è disponibile, però è chiaro che voi sapete meglio, qui c'è il capogruppo, al Senato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge costituzionale scade alle 6 di stasera. Ora, se non ci vogliamo prendere in giro i cittadini italiani, se si sposta il termine degli emendamenti, ragioniamo di riforme costituzionali e ne parliamo insieme. Inciso finale. Lei ha di fronte l'unica forza politica in Italia che alle ultime elezioni ha presentato 10.000 candidati, tutti incensurati e non indagati. Da questo punto di vista, credo che rispetto a un partito che si è trovato indagati, che si è trovato sindaci arrestati, noi ci possiamo permettere di dire che il problema è l'offerta elettorale. L'offerta elettorale cambia nel momento in cui c'è la minaccia che il cittadino seleziona quei candidati. Tutto posso? Qua. Allora, così chiudiamo la discussione e andiamo a lavorare tutti, non che questo non sia lavoro, ma naturalmente ciascuno di noi ha degli impegni. Punto numero uno, contro la mucchiata. Che sta nella vostra cultura politica e non solo politica, immagino di che tutti non sta noi. Nella nostra no, cultura no, perché politica, alcune delle Presidente. Frasi dei vostri deputati talvolta non sulla parte politica lasciano pensare che non siate propriamente contro certi atteggiamenti, ma questo che c'entra con le ammucchiate politiche, Presidente. Di Maio, lei è riuscito a mettermi insieme il 2006, gli arrestati e gli indagati, per piacere, andiamo con ordine nel merito, andiamo contro la mucchia, no, io Mastella non lo cito neanche se mi sforzo, invece a lei viene naturale, allora, vado nel dettaglio, lei dice, non mi viene naturale, la prego Di Maio, via, un po' per uno, se no non è ping pong, nel merito della governabilità, noi pensiamo che dalle elezioni siamo banali, noi, guardi, per chi ci ascolta da casa, noi pensiamo che ci debba essere un vincitore. Il punto delicato del Toninellum è che può darsi che ci sia un vincitore, ma non c'è la certezza che ci sia il vincitore. Nell'Italicum c'è. Il Porcellum, votato in Parlamento dal PDL e dalla Lega, con i voti contrari, lui non era in Parlamento, io non ero in Parlamento e non lo sono nemmeno ora, lei non era in Parlamento e lei non è in Parlamento e non lo è nemmeno ora. Quindi vede, noi siamo in quattro e di questi quattro nessuno era lì. Quindi il rinnovamento lo facciamo anche noi. Eppure,
Il nostro, ma convintamente siamo anche molto felici di esserlo, il nostro partito ha votato contro il Porcellum per tanti motivi, il primo dei quali però è che non ha dato la possibilità di vincere. Lei ha fatto l'esempio di Bersani, Bersani l'ha spiegato molto bene in bersanese, direbbe Roberto e Alessandro hanno guidato la campagna contro di me, tra l'altro io eravamo insieme, ma noi siamo un partito che si chiama Democratico, io ho perso e voi avete vinto. Cosa avete detto? Come disse Bersani? Disse: io sono arrivato primo ma non ho vinto, io vorrei un meccanismo in cui chi arriva primo vince. Poi, se lo vogliamo fare al secondo turno, anziché al primo turno, io colgo l'apertura di Di Maio, la sottolineo perché mi sembra un aspetto positivo, ma il vostro meccanismo per noi, per essere oggetto di discussione, deve garantire la certezza di vittoria. Poi Di Maio ci mette un elemento in più politico che io posso anche condividere, cioè che il rischio che alcuni di quelli che vanno in Parlamento poi o cambino idea, lei diceva giustamente di alcuni deputati che hanno cambiato idea, o no. Bene, questo è il punto centrale, noi siamo per la governabilità. L'ultima cosa, sulle riforme. Noi siamo pronti a chiudere sulla legge elettorale che, come voi sapete perché avete fatto manifestazioni non di grande giubilo alla Camera, la legge elettorale è già stata approvata al primo round alla Camera, adesso va al Senato. Andrà al Senato dopo non la fine del percorso costituzionale, dopo la fine della prima lettura del percorso costituzionale. Sulla prima lettura del percorso costituzionale, per evitare di perdere tempo in incontri, noi vi rifacciamo l'elenco anche in questo caso delle proposte, alcune delle quali credo siano sinceramente condivise: superamento del bicameralismo perfetto, riduzione del potere delle regioni, riduzione dell'indennità dei consiglieri regionali. Ci sono alcuni dei punti su cui secondo me c'è un consenso vero, altri temo di no. Però per correttezza, onde evitare di dare anche l'immagine di essere tutti noi delle persone che passano tempo a discutere, noi facciamo i punti online in modo chiaro, semplice, spiegabile bene, e se riusciamo a trovare un punto di intesa ne siamo felici. In ogni caso grazie, perché questa discussione è stata per noi una discussione preziosa e importante, e buon lavoro. Toninelli ormai è un espertissimo, perché ho visto ma Presidente, è già la terza proposta di legge che lei ha fatto. È la seconda proposta di legge, ma io prendo solo 20 secondi. No, le proiezioni sono completamente differenti. Io penso però, Presidente, che tutti noi a questo tavolo, e anche i cittadini che ci stanno seguendo, hanno la necessità di capire nel profondo cos'è la legge elettorale, e con da tutti i punti di vista, con i principi su cui si fonda. Lei ad esempio ha parlato di collegi piccoli nel suo e di collegi grandi nel nostro, però non ha detto che ad esempio con il suo sistema elettorale un candidato della Lega che ha preso 300 voti al Molise, 0,2%, è stato eletto in Molise con i voti di un bergamasco, di un lombardo in generale. Si è detto quando? Con le simulazioni di Presidente, scusi, però mi permette chioso sa che la sua legge elettorale non è il massimo Presidente, della semplicità. Presidente, 0,1 Presidente, chioso, io penso che però i cittadini ci chiedano un altro confronto per andare a fondo della questione volentieri, e spiegarla online, soprattutto mettiamo online e siamo a posto, però chiusiamo insieme. Presidente, volevo precisare, io chiudo, penso che siamo padroni del nostro tempo qui. Io no, perché ho un appuntamento internazionale tra circa 5 minuti. Benissimo. Ci sono autorevoli rappresentanti del suo partito, della casta, sono ma noi siamo in ogni coppia caso, di fatto noi. In ogni caso, Presidente, quando si parla di riforme è chiaro che non c'è un voi domandate, noi rispondiamo, stiamo facendo un confronto. Benissimo. Quindi è chiaro anche che sulle riforme ci aspettiamo un confronto, non un accettate quello che noi teniamo in Parlamento, ce lo votate oppure no. Questo è giusto per chiarire questa cosa. No, è chiaro, però se noi abbiamo il termine di chiusura degli emendamenti ad oggi, non c'è la possibilità di presentare emendamenti. Se non guarda che noi abbiamo chiesto il confronto tante volte, molto spesso, deputata Marretti, in tutte io voglio solo chiarire una cosa. Lo sai qual è il nostro? Chiarissimo, io voglio solo che i cittadini italiani non siano presi in giro su questa cosa delle riforme. E noi lo se c'è facendo volontà di dialogare con noi sulla questione delle riforme, apriamo un tavolo sulle riforme, anche domani non c'è problema, alle 18 oggi scade il termine per gli emendamenti. Li avete presentati o no? Ci sono stati degli emendamenti, allora, dei vostri. Perfetto, in Parlamento, questo è quello che dicevamo noi, come le risposi io nei pezzini, si ricorda? Si ricorda. In bocca al lupo, grazie. E poi aspettiamo il parere sulle preferenze. Assolutamente, noi voi pensiamo, ve l'abbiamo detto, sulle preferenze. Vi abbiamo detto che per noi prioritaria è la governabilità, il tema delle preferenze viene dopo. Quindi possiamo discutere delle preferenze. Noi stiamo discutendo delle preferenze, della governabilità, delle cose. Dopodiché pensiamo che il sistema Toninelli
Toninelli, che io definisco scherzando il complicatellum, detto anche grande fratellum, dall'escluso della aspetti casa. Aspetti di vedere i risultati delle simulazioni dell'Italicum per capire quanto è complicato. Di Maio, leggiamo gente a Canicattì e non Di Maio, votata in Basilicata. Rispetto alla comprensione dei cittadini, io credo che le ultime elezioni abbiano dimostrato che i cittadini sono molto più avanti di quello che noi pensiamo e che siamo in grado di capire molto meglio di quello. Quando vedo un politico che dice i cittadini devono capire, no, sono i politici che devono capire quello che chiedono i cittadini. I cittadini sanno che c'è la nostra proposta, è la legge del sindaco d'Italia. Se la vogliamo cambiare insieme, o prendiamo partendo dalla vostra, dalla nostra. Il sindaco ha funzioni amministrative, però Presidente, il Parlamento ha funzioni legislative. Presidente, no, lo dobbiamo dire ai cittadini, Presidente. Il sindaco ha funzioni amministrative, è una cosa diversa. La differenza, avendo fatto sia il sindaco che facendo il Presidente del Consiglio, le sembrerà strano, ma una qualche differenza l'ho notata anch'io. Grazie.